qualifiche, ora ti dico. Allora, eccoci qua. Pronti via, sbagliato tasto, pigiare il quadrato e partita la segreteria. Comunque, quelli sono gli obiettivi. Vabbè, ciao a tutti, bentornati in questa serie qua. E niente, dobbiamo iniziare subito le qualifiche. Allora, Gran Premio di Austria, Spielberg, posizione in classifica per quanto riguarda la classifica piloti, questa qua, perché non avessi visto il precedente. Diciamo che la situazione è andata di alti e bassi. E niente, dovresti iniziare subito le qualifiche. Scusate se diciamo l'inizio è così, ma ho sbagliato tasto e non so come cercare di sistemare tutto. Comunque dai, adesso facciamo le qualifiche e Benvenuti, torniamo al nostro esatto classico. pomeriggio. Allora, eccoci qua. L'assetto, a regola c'è già il 3 predefinito e vorrei lasciare questo. Sì, ok. E niente, in possessione, andiamo avanti il tempo e guardiamo un po' quanto fanno gli altri. Come sempre, come dico sempre, ormai per quanto riguarda, anzi per quanto mi riguarda, diciamo che sì, vabbè, chiaramente non bisogna scordarci gli obiettivi primari, però per me i veri obiettivi per quanto riguarda le qualifiche è quello di, il vero obiettivo è quello di qualificarci fra i primi 5, non so come mai, però per me è così. Allora, mi hanno avanti anche troppo il tempo, ok. Quindi per arrivare entro tot dovremmo più o meno fare 11 e 5. Anzi, 11 e 5 se dovessimo farlo saremmo addirittura in pole position momentaneamente. Vabbè, tanto scendiamo in pista e guardiamo un po'. Allora, iniziamo il nostro giro, che come dio sempre speriamo possa essere veloce. Vediamo un po'. Sesti, non un giraccio, però possiamo far meglio, sicuramente. Faccio un altro giro, via. Che c'è Sainz che questo video dietro mi ha dato, fra l'altro, noia. Quindi sono convinto che posso far sicuramente meglio. Vediamo un po'. E ve l'ho detto. Primi, pole position per ora. No, a regola sì, dovrebbe rimanere così. Vediamo un po'. Torniamo al garage e mandiamo avanti il tempo rimanente. In possessione, tempi sono sempre primo, c'è un secondo di distacco, quindi in teoria non dovrebbe cambiare niente. Griglia di Infatti, partenza è olè, pronta per la gara. pole position per noi. Bene, iniziamo benissimo questo video. Allora, sessione di gara, ascoltiamo subito la segreteria e si parte. Dai che sono Ciao, bello volevo cario. farti sapere cosa si aspetta il team da questa gara. Buona fortuna. Decimo posto e poi i soliti duosi. Ok. Iniziamo la gara. Allora, buono, c'è il sole. Strategia di gara. Ok, così. Io però metterei 23 kg. Vai. Iniziamo. Abbassiamo la frizione. Vediamo un po', ripartiamo dietro. Ma vediamo. Per ora non c'è nessuno. No, buona, buona, buona. Vai. Siamo primi, perfetto. Allora, finire il primo giro, la situazione è questa. Siamo sempre primi, meno male. E dietro ci sono Rosberg e Verstappen, quindi va ancora meglio, perché di per sé loro due, rispetto a Hamilton e Vettel e Raikkonen, non dovrebbero darmi così tanta noia per un eventuale posto in alto, alto, alto. In teoria, poi boh. Comunque. Andiamo avanti così, vediamo un po' come va a finire. Finito anche il secondo giro, la situazione rimane uguale. La vostra diversa è che devo avere in tre box e capisco come mai. Guardatevi le gomme, in due giri, come sono ridotte. Aio, Grosjean è fuori dalla gara. No, safety car in pista. Tonfa. Aio, Ericsson è fuori dalla gara. Io quasi quasi, dato che c'è la safety car, e rientrerei dopo ai box. Tanto le gomme sì, si usurano chiaramente, ma se vado più piano di meno, quindi quasi quasi sfrutterei questa cosa per rientrare dopo. Rischio, faccio un altro giro ancora, voglio vedere come va a finire. E ora si rientra, ora sì. Vediamo un po' chi rientra con me, nessuno, bene.
Vabbè, io dovrei entrare per forza perché c'ho le gomme erano sbriciolate, quindi onde vitae problematiche. Secondo me era meglio entrare ora. Toh, uscito c'ho Rosberg dietro un'altra volta. Via. A safety car se Dio vuole rientra. Via, dai, dai che si può arrivare primi, si può essere primi. C'è Massa lì, vai, vai, vai. Andiamo un po' e... Ale, vai, primi un'altra volta, buono. Buono, buono, buono. Mi sorge un dubbio, ma ce la faccio queste gomme lì? Alfini? No, perché mancano 5, no, 4 giri, insomma, ora. Qui la misura è tanta. Ma vedremo un po' cosa fa. Ma io provo a rientrare box, però sinceramente non so se mi cambia qualcosa. Boh, guardiamo un po'. Vediamo un po' se mi montano qualcos'altro. Non mi dite che ho fatto il giro a vuoto, non mi fa nessuno perché sarebbe il colmo, eh. No, vai, vedrai mi cambia qualcosa. Fa vedere se sì, mi cambia le gomme, se mi mettono. Bene, le rosse, buono, buono, buono. Buono, buono, sono sempre primo. Vai, 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 vai. Forse. Vediamo, regola sì. Sì, buono, 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 buono. Vai, metto anche la grassa, vai. La regola, queste gomme vite per finire, di buono. Vedrei se usano più delle morbide, però mai me l'ultra morbide. Poi mancano 3 giri. Dai, eh. Cerchiamo di infarcazzate. Strano che comunque che Hamilton rientra in boxe, perché lui ha le morbide e mi pare fosse entrato addirittura prima di me. Boh. Iniziamo l'ultimo giro, siamo primi. Dai, c'è un bel distacco, cerchiamo di incazzarti. Almeno stavolta. Ultime curve. Dale. Andiamo a festeggiare. Andiamo. Ale, via. Si è vinto. Ora bisogna vedere chi è arrivato secondo fra Hamilton e Vettel. Perché se la tiravano parecchio. Volte Vettel, Hamilton, volte Vettel, Hamilton. Grande Attenzione. prestazione della Manor. Andiamo Oggi un si po'. aggiunge l'adrenalina Guardiamo un cala po' la dopo un classifica altro com'è. Gran Ok, è Premio arrivato intenso. secondo Quindi Hamilton. dopo questa gara diamo un'occhiata alla Classifica classifica è là. generale Ci pilota. vediamo. Ottimo risultato Porca per Lewis miseria. Hamilton che aumenta il suo vantaggio Sempre in cima alla tanti. classifica. Luca Filippi. 35 35 ora secondo punti. me Stava il pilota prima. del giorno è Nico Hulkenberg che è riuscito a risalire in classifica Preferivo e ha messo in arrivare evidenza dove le a questo qualità. punto, sinceramente. Vabbè, comunque. La cosa buona è che siamo tenuti alla vittoria. Allora, eccoci qua. No. Cioè, l'efficienza carburante si può migliorare, ma preferisco aspettare a questo punto la resistenza aerodinamica. Allora sì, prendendo il prossimo weekend se c'era qualche migliore da fare. No, e quindi si va al prossimo weekend. Vai. Allora, Gran Premio di Silverstone in Inghilterra e niente, vado alle qualifiche, ci si vede dopo. Allora, eccoci qua, ascoltiamo come sempre la segreteria telefonica e Ciao, sentiamo un ho po'. informazioni importanti sugli obiettivi per la gara. 14esimo, ok. Speriamo di farcela, perché Silverstone, come altri circuiti, a volte mi riesce, a volte fa ridere. Via, andiamo. Allora, eccoci qua. Allora, per quanto riguarda l'assetto, fatemi vedere se è sul 3. La regola sì. Io direi di lasciare questo e andiamo avanti, mandiamo avanti il tempo e guardiamo un po' come se la cavano gli altri. Allora, come sempre, in primis, vabbè, guardo l'obiettivo principale perché è quello che poi di per sé ci fa migliorare a livello di aspettative, quindi il 14esimo posto. Per diciamo batterlo, in questo caso c'è Verlaine, per battere Verlaine dovrei fare meno diciamo di 1,37, così perlomeno sono sicuro. E invece per quanto riguarda il tempo che vorrei fare io, ovvero quello lì che eventualmente potrebbe far entrare fra le prime 5, c'è da fare 1,35 e mezzo. Ok, via, usciamo e vediamo un po'.
Via, iniziamo il nostro giro. Guardiamo un po' come andrà. Allora, io a regola grandi errori non dovrei averli fatti. Guardiamo un po'. Vabbè, dai, che palle. Se non sbaglio, una cosa simile è successa a Baku. Cioè, ragazzi, di 67 millesimi. Ma mi va bene uguale, alla fine, tanto per un posto dovrebbe veramente cambiare poco la cosa. Però dai, il cormode. Già la seconda volta che mi capita, come ho detto prima, mi pare successo a Baku, che non arrivo, diciamo, primo, non mi qualifico primo per pochissimi millesimi. Avanti il tempo, guardiamo un po'. Mentre ci riprendiamo dalle Ok, sezioni delle comunque, classiche, ah, era diamo Vettel un'occhiata alle prime quell'altro, ci tre vetture. penso. Vettel, una Manor, Dio dietro buono, di mi si serviva Raikkonen, come la griglia è obiettivo. Vabbè, stabilita, mi ha ora dato sì. vuoi mettere a Comunque posto stavo per la gara. dicendo, Tornate se con non noi sulla sbaglio, griglia, Vettel ha ci cambiato il vedrai suo per il tempo. premio. A Se presto. non sbaglio, perché mi pare che io non dovevo fare 1,35 stecchito, nel senso, dovevo essere tranquillo. Mi pare che il primo fosse 1,35,7. Mi pare. Vabbè, eventualmente se ho detto una cazzata, pace. Comunque, ora si va alla sessione di gara. Allora, ascoltiamo un'altra volta la segreta telefonica e Ciao, sono sentiamo un Emma. po'. Volevo solo dirti cosa si aspetta il team da te. Decimo posto, ok. Bene, iniziamo subito la gara, dai che ho voglia. Comunque, ragazzi, una precisazione. Magari non so se lo si sente. Comunque, fra la gara di prima e questa, diciamo, è passata una registrazione diversa. È vero che, anzi, sono due registrazioni diverse. E se mi sentite la voce ancora più strana e mi mangio ancora di più le parole, è perché Prima mi di fa male partire il diamo un'occhiata alla dente griglia dopo e le qualifiche di purtroppo ieri. determinati L'unico movimenti con campione la del bocca mondo, non riesco a Sebastian farli. E Vettel, parte quindi in magari a pole dopo una volte qualifica sentirete una fantastica. S troppo pigiata o parole proprio mangiate clamorosamente. Comunque, così qua. Strategia di gara. Mi fido come sempre di loro. Metto 24 kg. Così perlomeno lo sapete. Posso mettere eventualmente la grassa un po' prima e niente, iniziamo la gara. Allora, abbassiamo la frizione. Oh, vediamo un po' di partire a modino. Insomma, no, sì, tranquillo, niente di eclatante. Vediamo se vai, preso subito Vettel. Allora ragazzi, sì, mi sono scordato di parlare perché c'era la radio e ascoltavo cosa mi stava dicendo. Comunque, siamo al secondo giro, anzi quasi alla fine del secondo giro, la situazione è questa. Siamo fortunatamente primi, abbiamo creato un mini distacco dalla seconda, che in questo caso è Vettel, e niente, speriamo veramente che la gara possa andare avanti così. Allora, in questo giro io dovrei rientrare in box, no? E ci vado di volata, chiaramente. Mi preoccupa parecchio l'anteriore sinistra, perché veramente si sfa. Addio, ho preso la curva male. Si sfa troppo la gomma e, cioè, 58% e diciamo è iniziato adesso il giro. Ma speriamo non succeda nulla da qui alla fine, nel senso, fino a quando devo rientrare in box. Allora, eccoci qua, non è successo niente, per nostra fortuna. Boom, fa canzoli, si ferma, si di botta e rientra nei box. Allora, insieme a me chi rientrano? Vettel e tante altre che non riesco a capire chi sono. Forse Raikkonen, non lo so. Vediamo Vettel e forse sono le Mercedes, non lo so, vabbè. Allora, usciamo dai box e siamo in posizione. Siamo 14esimi, ok. Ora bisognerebbe cercare chiaramente di andare sui ritmi di prima senza prendere botte da quell'altra, perché probabilmente quell'altra saranno più lenti di noi. Dico quelle davanti, chiaramente, e speriamo bene, eh. La meglio cosa è che al prossimo giro vadano tutte box, soprattutto quelle che sono più vicine a noi, ecco. Ok, con una botta però ho superato chi era? E Nasdre, uno sollevato di uno, buono, ora sono loro davanti.
Buono, parecchie macchine sono orientate box, perfetto. Via, rieccoci al primo posto, perché qua davanti a noi sono tutte 36 box e adesso riprendiamo la gara nella posizione che ci spetta. Forse quello dovrebbe essere Hamilton nei 36 box. Vediamo un po' se mi sono sbagliato o meno, sì, era Hamilton, infatti c'è Raikkonen in terzo. Messo la grassa, bimbi. Io però non capisco nulla, cioè qui mancano avanti 5 giri. 4 giri e mezzo più o meno. E qui c'è la gomma al 36%. L'ho cambiata 4 giri fa, mi pare, al quarto, vero? Boh, vediamo un po'. Undicesimo giro, 59% la gomma anteriore sinistra. Ma ce la faremo, mancando 2 giri. Ma speriamo, eh. Iniziamo il dodicesimo giro, 69%, se non ce la fa, io non posso venire in 3 box ore, nel senso. Io sono andato avanti alla strategia che mi ha detto il gioco, comunque. Poi, indipendentemente dalla guida o meno, credo che se la percentuale magari, anche se non fosse così alta, di certo non è che sarebbe 30%, so, ma di tanto 65%, sarebbe alta uguale. Io, Nasdaq doppiato. Comunque metto la magra, tanto un po' di distacco ci dovrebbe essere. Quindi magari boh, vado un po' più lento e forse le gomme si girano di meno, ma non credo. Credo che vogliano veramente di poco. Questo lo sapete, 78% mi manca un cazzo di giro. È tantissimo. Come alla safety car, quando serve, non viene. Iniziamo l'ultimo giro, la valla spacca, sta a vedere. Pa, mi scoppia l'ultima la gomma. Si è accesa anche la spia del coso, diciamo, la spia di attenzione, di avvertimento del triangolo rosso. Andiamo un po'. Però cazzo, Dio, gli stessi problemi a regola ci dovrebbero avere tutti quelli che sono entrati ai box con me al mio stesso giro, o addirittura quelli prima, però forse loro sono rientrati. Cioè anche Vettel che è rientrato a me dovrebbe avere più o meno lo stesso problema, no? Dai che siamo arrivati. Ora può anche scoppiare, no, scherzo. Ci si è fatta! Ci si è fatta! Mamma mia che ansia! Ci è andata bene, mai raggiunto la fine della gara con una percentuale di usura gomme così alta. Meno male, di boscia volanza, perché se non sbaglio, se non ricordo male, diciamo nella stagione scorsa qua mi pare mi si scoppiò la gomma. Poi meno male se non sbaglio, poi meno male ero comunque vicino ai box e potevo entrare. Comunque ci è andata strabene, buono così, abbiamo vinto e adesso siamo a solamente 10 punti dalla prima. Perfetto, dai che sì, la rimonta per ora sta andando nel verso giusto. Ale, rivalità con Vettel vinta, bene anche questo. E adesso, se non sbaglio, visto i punti risorse che ci sono arrivati, Ciao, potremmo sono forse fare una Patrizia miglioria. Mannoni, Comunque, vento ufficiale di contratto. Ah, io, Ferrari. cos'è? Cos'è Da loro un'occhiata e fammi sapere cosa vuoi fare. questa Savi? Non mi ricordo se era già venuta. No, cioè, venne a fine anno, ma non ora. No, no, si rimane con la mano, siete impazziti. Si rimane con la magica. Certo, comunque Ah, sempre solite vediamo. scuderie, ma qualche Vediamo. scuderia è un po' meglio. Vabbè. Comunque dicevo, a regola ora dovremmo avere i punti risorse giusti per poter montare almeno una miglioria. Vero o sbaglio? Perfetto. Resistenza aerodinamica, così ci sta subito nel prossimo weekend. Perfetto. Via, avevo sbagliato. Comunque, avviamoci al weekend successivo e poi arriviamo alle conclusioni. Ehi, ho una cosa per te. Vabbè, Avevo vento chiesto di parlare RS, con qualcuno chiaramente del ci dice tavolo Chris che è arrivata la dell'assicurazione da cui miglioria. sei da che Bene, parte. così. Va Prima bene, fammi di arrivare sapere alle come ti conclusioni, però trovi. fatemi Ecco qui. vedere come siamo messi a livello di, diciamo, classifica scuderia, appunto. Allora. Ok, computer. No, siamo sempre lì, siamo sempre il solito settimo team. Comunque, allora. Vai, metto lì. Ok.
Allora, questo è quanto. Questi due video, anzi due video, scusate, questi due Gran Premi ci hanno permesso di rimontare ed arrivare terzi a soli, tra virgolette, 10 punti alla prima. Vabbè, poi c'è Vettel a 147 e a pari punti con noi a 140 c'è Raikkonen. Poi magari c'è un bel distacco da Rosberg. Comunque, bene, bene, bene. Abbiamo rimontato parecchio. E ci è andato anche bene, eh. Comunque, detto questo, come vedete, il prossimo Gran Premio è quello di Ungheria, all'Hungaroring. E niente, speriamo, anzi spero vivamente che possa proseguire così, diciamo, il campionato, vedere che macinamo punti a rotta di ollo. E niente, detto questo, arriviamo alle conclusioni. Come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie, ma non solo. Beh, ragazzi, vi aspetto al prossimo video, nel quale, appunto, come ho già detto, inizieremo questo Gran Premio di Ungheria. Io chiaramente ora vado direttamente alla sessione qualifiche, quindi al prossimo video, nel prossimo video ci ritroviamo già alle qualifiche. Ciao a tutti!